Gli scritti corsari di Pasolini sono gli articoli di giornale che Pasolini scrisse negli ultimi anni della sua vita. Fu ucciso, morì di morte violenta nel 1975 e gli ultimi articoli che lui aveva fatto furono pubblicati in questo volume di scritti corsari. Così come nell'Empirismo eretico è una raccolta di articoli pubblicata nel 72. Scritti corsari invece è una raccolta di articoli pubblicata nel 75, anno quindi della sua morte. Stanno a testimoniare cos'è, in cosa consiste l'ultima fase della produzione artistica di Pasolini. Ecco, diciamo che nell'ultima fase lui si concentra soprattutto a criticare, ad andare contro il conformismo, dicevamo già la volta scorsa, a criticare tutte le cose che gli altri invece esaltavano. Che cosa esaltavano gli altri? Esaltavano il progresso. Ebbene, lui, come leggeremo in questo brano, invece elogia il mondo contadino. Esaltavano la diffusione della conoscenza, della cultura e della lingua italiana. E lui invece esalta il dialetto. Gli altri esaltavano la costituzione di una scuola media unica e l'innalzamento dell'obbligo scolastico, in modo tale che tutte le fasce sociali, anche le più basse, potessero accedere alla cultura. E lui invece voleva che i suoi ragazzi di borgata continuassero a esprimersi nel dialetto romanesco e che non fossero omologati come tutti gli altri. Purtroppo per lui andare a scuola voleva dire anche questo, essere omologati, diventare tutti uguali agli altri, no? Tutti uguali. E questo lui non poteva sopportarlo. E quindi tuonò rabbiosamente contro la scuola media unica, tuonò contro la diffusione della lingua italiana, tuonò contro la televisione che era diventata il mezzo, lo strumento principale per la diffusione della lingua italiana e anche per la diffusione di certi stili di vita. In particolar modo, come vedremo leggendo questo brano, tuonò contro il consumismo. Aveva totale sfiducia nella letteratura e nella cultura, quindi non pensava che diffondendo la cultura si potesse, anzi, bisognava secondo lui ritornare a uno stato più primitivo, un modo primitivo di intendere i rapporti. E poi ancora prova nostalgia, dicevamo, per la civiltà contadina. Lotta aspramente contro la società consumistica e così le ultime opere letterarie che lui fece furono opere come al solito cinematografiche, perché lui era un intellettuale a 360 gradi, non scriveva solo opere di letteratura, quindi romanzi e poesie, ma scrisse anche, cioè divenne anche cineasta, proprio regista, no? Di film spesso scandalosi e poi anche autore di testi teatrali e poi ancora di poesie, no? Le ultime poesie, le sue ultime raccolte furono quelle di Poesie in forma di rosa e Trasumanare organizzare. Anche nelle poesie lui fu sempre molto originale, così come era stato anche nei romanzi. Comunque, le poesie principale che noi ricordiamo nella opera di Pasolini sono quelle in friulano, che sono state le sue prime opere scritte quando ancora abitava a Casarsa delle Delizie, e sicuramente le opere in prosa più importanti e significative sono i due romanzi compiuti, cioè Ragazzi di vita e Una vita violenta, perché l'ultimo romanzo fu solamente abbozzato. Leggiamo allora questo brano, eh? Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea. Ce l'avete il volume numero 7? Beh, vediamo un po'. Tu non ce l'hai, ma ti presto allora questa Grazie. fotocopia. Anche tu non Grazie mille. ce l'hai. Toh, ti presto questa fotocopia. C'è qualcun altro che non ce l'ha. In questa fotocopia ci sono esattamente le pagine che noi riporteremo anche nel nostro programma di. Il documento di classe quinta. Aspetta, aspetta, no, aspetta, do addirittura l'originale, tanto non ne ho bisogno, ti do l'originale.
Allora, leggiamo questo brano tratto da Scritti Corsari, Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea. Io so bene, caro Calvino, come si svolge la vita di un intellettuale. Lo so perché in parte anche la mia. Letture, solitudini a laboratorio, cerchie in genere di pochi amici e molti conoscenti, tutti intellettuali e borghesi. Una vita di lavoro e sostanzialmente per bene. Ma io, come il dottor Hyde, o un'altra vita. Ecco, sempre molto, come dire, polemico, sempre molto originale, come vedete anche all'inizio di questo articolo. Anche Italo Calvino interveniva spesso scrivendo articoli sulle testate giornalistiche, cioè sui quotidiani. Si rivolge a Italo Calvino dicendo, Pierpaolo Pasolini, sì, sono un intellettuale come te. Ma generalmente gli intellettuali, no, hanno le loro cerchie, le loro vite di lavoro e vite per bene. Io invece ho una seconda vita. Sappiamo infatti che Pierpaolo Pasolini effettivamente continuava a frequentare ragazzi di borgata, ambienti anche un po', come dire, di emarginati, ecco. Continuava a frequentare queste persone, ma era orgoglioso di questo. Purtroppo però sappiamo che insomma, fece una brutta fine, forse anche proprio perché frequentava questi ambienti poco fu ucciso insomma, sul litorale di Ostia nel 75, Pierpaolo Pasolini. Nel vivere questa vita devo rompere le barriere naturali e innocenti di classi. Sfondare le pareti dell'Italietta e sospingermi quindi in un altro mondo, il mondo contadino, il mondo sottoproletario e il mondo operaio. Ecco, Pasolini amava molto, era un intellettuale, ma che amava molto sporcarsi le mani e diciamo andare a vivere insieme con questa gente, che erano quelli del mondo contadino, del mondo sottoproletario, vuol dire quelli che vivono, che non hanno. Neanche possono contare sui figli, no? Non possono contare su niente, sono miseri, barboni, eccetera, no? E anche il mondo operaio. L'ordine in cui elenco questi mondi riguarda l'importanza della mia esperienza personale, non la loro importanza oggettiva. Beh, comunque, diciamo, nella mia esperienza personale, anzitutto il mondo contadino, cui mi sento molto legato, no? E che rimpiango con grande nostalgia. Poi vi dicevo il mondo sottoproletario, per esempio, vi dicevo appunto il mondo delle borgate romane da lui descritto in questi due romanzi, nei film, eccetera. E poi il mondo operaio. Fino a pochi anni fa questo era il mondo pre-borghese, il mondo della classe dominata. Era solo per mere ragioni razionali, o meglio statali, che esso faceva parte del territorio dell'Italietta. Ecco, notate che noi proprio in quest'anno abbiamo celebrato i 150 anni anniversario dell'unificazione dell'Unità d'Italia. E notate che invece Pasolini usa il termine Italietta come una sorta di diminutivo. Ecco, lui diceva che non è un bene che ci sia stata queste unificazioni. Per lui sono omologazioni, no? E hanno portato solamente a dimenticare le identità, che sono identità regionali, no? E così lui parla dell'Italia come un'italietta, no? E dice che insomma ha abbattuto le barriere di classe, cioè lui che è un intellettuale, una persona per bene, eccetera, è andato a vivere con questa gente delle borgate, per esempio. Al di fuori di questa pura e semplice formalità, tale mondo non coincideva affatto con l'Italia. L'universo contadino, cui appartengono le culture sottoproletarie urbane, appunto fino a pochi anni fa, quelle delle minoranze operaie, che erano vere e proprie minoranze, come in Russia nel 17, è un universo transnazionale, che addirittura non riconosce le nazioni. Ecco, quindi, c'è una riflessione a questo proposito sul concetto di classe sociale. Dice che tutto il mondo operaio, il mondo contadino, il mondo sottoproletario, il mondo pre-borghese, e quindi che è accomunato magari con altre minoranze che si trovano in altri stati, piuttosto che essere accomunato con gli altri italiani, no? Qui possiamo riflettere, ma visto, ne avete riflettuto
anche voi nel corso del tema, alcuni per esempio hanno parlato di questo. Quando hanno detto che i socialisti non volevano intervenire nella guerra, almeno una parte dei socialisti, gran parte dei socialisti, perché dicevano che la guerra era la guerra dei padroni, la guerra dei signori, la guerra dei potenti, dei borghesi, e che quindi non era la guerra dei poveri, che i poveri non dovevano combattere gli uni contro gli altri, i proletari non dovevano combattere gli uni contro gli altri. È un po' la stessa prospettiva che qua presenta Pasolini. Pasolini, così come Gaber, ha incontrato, conosciuto e abbracciato l'ideologia comunista e poi, come Gaber, l'ha interpretata a suo modo. Sicuramente però con questa idea, cioè che l'idea che tante volte le persone sono più accomunate dall'appartenenza a una classe sociale che non dall'appartenenza a una nazione. Come dicevano anche i cosmopoliti illuministi. Esso è l'avanzo di una civiltà precedente o di un cumulo di civiltà precedenti, tutto è molto analogo fra loro. La nostra civiltà contadina che adesso stiamo distruggendo a colpi di televisioni, di automobili, eccetera, è una civiltà che affonda nella storia. E che quindi fa riferimento a civiltà molto antiche. E la classe dominante, che è nazionalista, modellava tale avanzo secondo i propri interessi e i propri fini politici. Per un lucano, penso a De Martino, la nazione a lui estranea è stata prima il regno borbonico, poi l'Italia piemontese, poi l'Italia fascista, poi l'Italia attuale, senza soluzione di continuità. Ecco, vi dicevo dell'anticonformismo di Pasolini. Ecco, quindi per esempio che Pasolini è contrario a ogni tipo di nazionalismo o di idea di nazione. E così fa riferimento, per esempio, a quello che può pensare uno della Basilicata, un lucano. E voi che avete visto, vi ricordate quel film al cinema a Mexico? Com'è che si chiamava quel film? Piazza Garibaldi, esatto. Avete visto come ancora oggi in Basilicata siano molto forti i sentimenti antinazionalisti, i sentimenti, come dire, per esempio, vi ricordate che lì in Basilicata ogni anno, se non sbaglio, si rappresenta una sorta di, sono i briganti, no? Che lottano contro l'esaltazione del brigantaggio, che era una lotta sostanzialmente contro l'unificazione. Certo, quindi vedono il brigantaggio come una cosa positiva perché sono le loro radici, sono la gente che ha combattuto, lottato per la propria indipendenza, no? Anche? Anche il Trentino. Ecco, tutte queste cose sono perfettamente in linea con l'ideologia di Pasolini. Tant'è vero che, come vi stavo spiegando, Pasolini ha iniziato a scrivere delle poesie in friulano, cioè ha scritto delle poesie in friulano. E poi i romanzi in romanesco, proprio per sottolineare, no, questa sua lontananza da quest'idea del nazionalismo. Dice che nazionalisti sono i padroni, i borghesi, no? La classe dominante nazionalista, mentre invece quelli dominati non sono nazionalisti. Questo illimitato mondo contadino pre-nazionale e pre-industriale, sopravvissuto fino a solo pochi anni fa, che io rimpiango. Non per nulla dimora il più lungo possibile nei paesi del terzo mondo, dove esso sopravvive ancora, benché il terzo mondo stia anch'esso entrando nell'orbita del cosiddetto sviluppo. Ecco quindi che cosa esalta. Esalta il mondo contadino. Pierpaolo Pasolini dice che è un mondo pre-nazionale, cioè che esisteva prima che ci fossero le nazioni, prima che poi la società fosse tutta strutturata e nascessero appunto queste nazioni, prima che ci fosse la rivoluzione industriale, sopravvissuto fino a solo pochi anni fa, rimpiange quel mondo che era ancora ben vivo negli anni 50 e invece denuncia quello che è avvenuto negli anni 60 con il consumismo, con il boom economico. Stanno cercando di cancellare tutto, l'identità del nostro popolo, che è un popolo che viveva in modo molto semplice, società contadina. Adesso devo andare nel terzo mondo per trovare chi vive in questo modo. Gli uomini di questo universo non vivevano un'età dell'oro, come non erano coinvolti se non formalmente con l'Italietta. Essi vivevano quella che Chilanti ha chiamato l'età del pane, erano cioè consumatori di beni estremamente necessari. Ahimè, queste frasi di Pasolini sono
sono molto dense di significato e ci fanno venire in mente, sicuramente. Quando si parla di età dell'oro, allora ragazzi, l'età dell'oro, quando si parla di età dell'oro ci viene in mente quello che dicevano anche gli antichi, cioè che ci fosse un'età, diciamo, un'età in cui l'uomo viveva a contatto con la natura, senza, diciamo, tutte le costruzioni, le convenzioni della società seguente. Lì dice però, dice, quella è l'età del pane, in che senso? È l'età in cui le persone consumavano solamente quello che era loro necessario. Abbiamo detto quindi che Pasolini è contrario al consumismo, perché in un'età primitiva, dice, tutti quanti erano produttori e consumavano solo quello che era strettamente necessario, cioè solo il pane, no? Quindi adesso invece ci inducono tanti bisogni. Chi ha detto che dobbiamo aver bisogno della lavatrice, della lavastoviglie, dell'automobile? Eppure qua ci stanno bombardando, la televisione con queste pubblicità ci sta bombardando con queste esigenze. Questo avveniva nell'epoca del boom economico, no? E ci stanno convincendo che queste cose sono necessarie, quando invece le cose necessarie sono ben poche, il pane. Ed era questo forse che rendeva estremamente necessaria la loro povertà e precaria vita. Scusate, la loro povera e precaria vita. Mentre è chiaro che i beni superflui rendono superflua la vita. Tanto per essere estremamente elementari e concludere con questo argomento. Ecco, capite? Con questa frase un po' a slogan. Cioè, Pasolini dice, le cose necessarie rendono necessaria la vita. Le cose superflue rendono la vita superflua. Ecco quindi che la gente di oggi vive una vita superflua perché continua a rincorrere beni. Ecco, allora stavo spiegando quelli che erano i beni di allora, negli anni 60, che tutti quanti dovevano possedere una lavatrice, dovevano possedere un frigorifero, dovevano possedere un'automobile. Pasolini dice, ma chi l'ha detto? Oggi sono ben altri i beni, ma il concetto è lo stesso, la logica del consumismo è la stessa. Se negli anni 60 c'erano lavatrici, frigoriferi e automobili, invece oggi nel 2012 sono l'iPad, come cavolo si chiama? iPhone, iPad, iPod, eccetera, o la PlayStation, l'ultimo modello 2, 3 o Vita, adesso c'è PlayStation Vita. Le PlayStation Vita adesso, a febbraio, cavolo. Ragazzi, oh, cioè, bisogna prenderla assolutamente. Allora, ragazzi, la logica è comunque la stessa. E la logica del consumismo, dice Pierpaolo Pasolini, è una logica perversa. Perché noi poi pensiamo che questo ci riempie la vita, ma la nostra vita diventa superflua con questi beni superflui. Che io rimpianga o non rimpianga questo universo contadino, resta comunque affar mio. Ciò non mi impedisce affatto di esercitare sul mondo attuale, così com'è, la mia critica, anzi, tanto più lucidamente quanto più ne sono staccato e quanto più accetto solo stoicamente di viverci. Cioè lui si sente come uno stoico. Io non condivido niente del mondo in cui vivo, però sono costretto a viverci, quindi stoicamente, come uno stoico, devo vivere in questa società, in questa situazione, ma non posso esimermi, cioè nessuno mi può impedire di criticare questa società. Ho detto e lo ripeto che l'acculturazione del centro consumistico ha distrutto le varie culture del terzo mondo, parlo ancora su scala mondiale, mi riferisco dunque appunto anche alle culture del terzo mondo, cui le culture contadine italiane sono profondamente analoghe. L'acculturazione del centro consumistico. Notate, avete notato anche le maiuscole qua, no? Come dire, cioè, qualcuno, cioè la mentalità dominante, c'è imposta da qualcuno che ha il potere e che vuole che tutti siano acculturati, no? Tutti, ma questo livella tutti, omologa tutti quanti e impedisce di mantenere quella che è l'identità, le culture del terzo mondo. Sono le culture che sono sconfitte da questa omologazione culturale, no? Ma che invece bisogna a tutti i costi cercare di preservare.
e di conservare. Il modello culturale offerto agli italiani e a tutti gli uomini del globo, del resto, è unico. La conformazione a tale modello si ha prima di tutto nel vissuto, nell'esistenziale, quindi nel corpo e nel comportamento. Ormai ci comportiamo tutti allo stesso modo, no? Cioè, tutti ci vestiamo allo stesso modo. È qui che si vivono i valori, non ancora espressi, della nuova cultura della civiltà dei consumi, cioè del nuovo e del più repressivo totalitarismo che si sia mai visto. Noi nel Novecento abbiamo conosciuto totalitarismi tremendi da un punto di vista politico, ma forse c'è un totalitarismo più subdolo, che è quello che si sta imponendo con la civiltà dei consumi. E che dice qua, ancora, è il più repressivo che si sia mai visto, addirittura più repressivo del nazismo, dice. Dal punto di vista del linguaggio verbale, si ha la riduzione di tutta la lingua a lingua comunicativa, con un enorme impoverimento dell'espressività. Il dialetto è una lingua espressiva. Invece adesso la lingua deve servire solo e esclusivamente per comunicare. E manca l'espressività, mancano questi aspetti che invece Pasolini ritiene vitali. I dialetti, gli idiomi materni, quelli che noi abbiamo imparato con il latte della nostra madre, sono allontanati nel tempo e nello spazio. I figli sono costretti a non parlarli più perché vivono a Torino, a Milano, in Germania. Laddove si parlano ancora, essi hanno totalmente perso ogni loro potenzialità inventiva. Ecco, dicevo, esaltazione del dialetto che però inequivocabilmente, inesorabilmente, sta per essere sconfitto da queste lingue nazionali. Nessun ragazzo delle borgate romane sarebbe più in grado, per esempio, di capire il gergo dei miei romanzi di 10-15 anni fa. Ironia della sorte, sarebbe costretto a consultare l'annesso glossario come un buon borghese del nord. Lui, nel 1955, scrive Ragazzi di vita, nel 1956 scrive Una vita violenta, nel 1974 scrive questo articolo e dice ormai i ragazzi delle borgate loro stessi non sono in grado di leggere i romanzi in romanesco che io ho scritto. Anche loro devono usare il glossario come i bravi borghesi che non hanno mai sentito parlare romanesco. Quindi questo è paradossale, dice Pasolini. Non dovremmo perdere questa ricchezza. Tu dirai, gli uomini sono sempre stati conformisti, tutti uguali uno all'altro, e ci sono sempre state delle elite. Io ti rispondo, sì, gli uomini sono sempre stati conformisti, più possibile uguali l'uno all'altro, ma secondo la loro classe sociale. E all'interno di una tale distinzione di classe, secondo le loro particolari e concrete condizioni culturali, regionali. Oggi invece, qui cade la mutazione antropologica, gli uomini sono conformisti e tutti uguali uno all'altro, secondo un codice interclassista. Studente uguale operaio, operaio del nord uguale operaio del sud, almeno potenzialmente nell'ansiosa volontà di uniformarsi. La cosa più tragica, tremenda, dice Pasolini, è che una volta sì, c'era il conformismo, ma era un conformismo di classe, cioè tu appartenevi alla classe borghese e ti conformavi al modo di comportarsi di quelli della classe borghese. Mentre invece chi era della classe proletaria si conformava al modo di comportarsi, di vivere, di vestirsi, eccetera, di quelli della classe proletaria. Adesso no, invece. Cioè adesso tutti quanti sono insieme, la scuola, questa maledetta scuola unica, media unica, unificata, tutti quanti imparano la stessa lingua, tutti quanti pensano allo stesso modo. Non riesci più a distinguere uno di una classe, figlio di una classe, figlio di un borghese, dal figlio di un operaio. Non riesci più a distinguere uno del nord da uno del sud. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.